legame con Trieste è forte ed è pieno di energia buona, nel senso che è una città che amo molto. E l'esperienza di C'era una volta la città dei matti, del film per la Rai su Basaglia con la regia di Marco Turco, è stato per me una di quelle esperienze che mi hanno segnato sia professionalmente che nel rapporto con la città. Fabrizio Gifuni descrive così il suo rapporto con Trieste nel giorno in cui riceve il premio Interprete del Presente al Teatro Miela nell'ambito dello Shorts International Film Festival e insieme tiene una masterclass in cui descrive alcune tappe del suo viaggio nel mondo del cinema e del teatro, fino alla vittoria del Davide del Nastro d'Argento per Esterno Notte di Marco Bellocchio. E anche un po' il riconoscimento di un percorso, io dico spesso che questo è un lavoro più per maratoneti che per centometristi, quindi dopo 10, 20, 30 anni si inizia a vedere chi c'è ancora, insomma chi ha le gambe buone, chi ha il fiato, chi ha i nervi. Oggi riceve il premio appunto Interprete del Presente, ha citato Aldo Moro, ha citato Franco Basaglia, sono figure che insomma, si ripercuotono molto sul nostro presente. Quanto è importante che il cinema riproponga questo tipo di figure, questo tipo di discorsi? Ma il cinema e il teatro spesso hanno un compito importante, che è anche quello di ricordarci pagine della nostra storia e riaccendere una luce su una memoria e in un paese che fa molta difficoltà a ricordare spesso e volentieri e che non ricorda quello che è successo il mese prima o l'anno prima, figuriamoci quello che è successo 20, 30, 40 anni prima. E parlando dello stato di salute del cinema, Gifuni individua i punti deboli fuori dal percorso della creatività e della scrittura. Del cinema dal punto di vista creativo parlo, quindi di nuovi sceneggiatori, nuovi registi, nuovi interpreti, nuove realtà produttive, credo che siamo in uno stato di salute molto buono. Poi ci sono tanti altri problemi con cui il cinema italiano ha a che fare, o la trasformazione della fruizione proprio del cinema, sono trasformazioni molto profonde che hanno toccato soprattutto la parte finale, diciamo la distribuzione nelle sale,